Buongiorno, quale sport fa suo nipote? Dunque, mia nipote fa pallavolo. Iniziato, dunque, ti dico, c'ha 11 anni, 2 anni fa, da 9 anni. Uno va a Zumba, uno non lo so. È il più piccolo, che ha ora 11 anni e mezzo, fa tiro con l'arco. E il grande, 14 anni, rugby. Beh, sì, come sport fa un po' di tutto. Ginnastica normale. Fatto 6 anni di piscina e poi hanno cominciato a fare un po' di ginnastica normale in palestra. Ha fatto nuoto e poi adesso fa calcio. Le femmine niente, la piccola fa danza e il maschio gioca a calcio. Una danza classica, una nuoto e quell'altra non lo so, forse fa podismo, quella che fa medicina. Però tutte e tre fanno planeta. Smile while I drive you crazy. When you hear me say marry me. Presto. Mio figlio ha 4 anni e ho già un anno che in coincidenza con la frequentazione dell'asilo hanno iniziato. A 6 anni. Prima fa 3 anni andò a nuoto e poi non c'è potuto più andare. Sì. Poi fa bene anche agli anziani, uno fa sport, però ai giovani è meglio. Vabbè, il bimbo aveva 4 anni, nel DNA aveva il calcio e quindi gioca a calcio. A che età devono iniziare i bambini secondo te a fare sport? Ma secondo me sarebbe buono anche da 6 anni. Da 6 anni? Sì. E perché? Perché così cominciano subito a avere padronanza appunto con lo sport, magari anche una cosa formativa, che ne so, anche un'arte marziale. 6 anni, secondo me 6-7 anni va benissimo, 6 anni va benissimo. Ma guarda, secondo me presto, perché almeno vanno abituati, forse è la scuola che deve essere anche un po' più portata. Dipende dal tipo di sport ovviamente, ci sono alcuni sport che si fanno più da piccoli, altri da... insomma, con una età più matura, comunque credo intorno ai 9-10 anni. Molto presto, penso sui 4-5 anni. Io penso che non ci sia età per iniziare a fare sport. Uno... come si inizia? Soprattutto chi decide? Tutti e due. Secondo anche... sicuramente vengono tenuti presenti i loro desideri, però anche le situazioni particolari poi influiscono sull'organizzazione della famiglia. Ha iniziato con il nuoto perché comunque le piaceva, aveva una buona acquaticità, e poi ha proseguito con il calcio perché il nuoto stava diventando troppo impegnativo. Ma senti, ti dirò, nel caso di mia nipote ha scelto lei perché le piaceva, vedeva la televisione queste partite, poi è alta e un po' adatta al tipo di sport che fa, come tutti sai, il fisico è importante per lo sport. Poi anche i genitori l'hanno aiutata, ovviamente, vedendo che lei era contenta di fare quello. Mi sembra che abbia deciso i nipoti, diciamo, ecco. Il bimbo, almeno tutti e due, Thomas gli piaceva ballare, è iniziato a 9 anni e ha durato fino a 17, poi purtroppo non ha trovato la ballerina giusta, forse, e adesso. Inizialmente facevano altri sport, evidentemente non erano soddisfatti e hanno cambiato, perché sono andati anche nelle scuole a presentare questi sport, quindi a loro piacciono, sono contenti, sono soddisfatti. Bene, allora, Werther, questi sono i genitori. Diciamo che siamo in linea con quello che un po' ci aspettavamo, nel senso che
ci si passa normalmente dallo sport tradizionale, da quello che è la cultura sportiva che ognuno di noi ha vissuto direttamente, no? in tanti anni di vita, per cui da questo punto di vista abbiamo questa dimensione trasversale di richiesta verso il calcio, il nuoto e così via, e nello stesso tempo però la coscienza che ormai è diffusa su tutti che muoversi fa bene e soprattutto fa bene più giovani. Esatto, per iniziare da ragazzi non fa mai male. E allora, però, addentriamoci piano piano all'interno del mondo dello sport, della WISP, partendo però da quello che è la tradizione. Insomma, la WISP è tradizionalmente vicina allo sport. Sì, diciamo che noi nasciamo come ente di promozione sportiva, quindi nella lunga nostra storia siamo proprio partiti dalle discipline sportive, e ancora oggi le discipline sportive rappresentano ovviamente l'ossatura portante del nostro fare nel territorio. La gran parte dei nostri 16.000 e oltre tesserati nell'area pisana, perché poi noi siamo divisi in comitati, quindi la nostra provincia, ci incidono tre comitati addirittura, noi ci occupiamo dell'area pisana, gli oltre 16.000 soci dell'area pisana praticano praticamente quasi tutte le discipline sportive praticabili nella nostra area e soprattutto quelle tradizionali, diciamo i grandi numeri li abbiamo ovviamente nel nuoto, nella ginnastica, nelle ginnastiche, nel calcio, nel ciclismo, diciamo nella pallacanestro, nella pallavolo, in tutto ciò che rappresenta la storia dello sport in Italia, spesso in rapporto stretto con le federazioni sportive, a volte in contrasto con queste ultime, però sempre tendendo alla qualità dell'intervento, per cui da una parte diciamo ci occupiamo dell'attività giovanile rappresentando spesso quel bacino di utenza al quale le federazioni sportive possono poi attingere per arrivare allo sport di qualità. Noi lo diciamo sempre, l'attività sportiva agonistica di livello va fatta con le federazioni. Chiaro. Noi possiamo solo accompagnare i ragazzi verso quel livello, ma poi quando si tratta di... perché questi sono proprio, come dire, i nostri ruoli, no? Certo. È lì dove si divide il nostro ruolo. Perciò si parte dalla formazione. E poi l'altro aspetto, dopo questo aspetto di bacino di utenza, di accompagnamento, di lavoro forte con le giovani generazioni, c'è l'altro aspetto molto, molto importante dal punto di vista anche dei numeri dell'attività amatoriale. Noi siamo quelli che da una parte formano le giovani generazioni alle discipline sportive, dall'altro accolgono tutti quelli che escono poi, certo, dal meccanismo diciamo dell'agonismo più esasperato, esatto, per ritornare pian piano verso le discipline del benessere, verso una disciplina più a misura di ciascuno e così via. Esempio tipico è il calcio. Noi non ci occupiamo di calcio fino praticamente a 18 anni, poi i ragazzi invece poi abbiamo, come dire, un'esplosione di ragazzi da 18 a 35 anni che spesso sono quelli che appunto, certo, decidono di fare calcio a un altro livello. A livello amatoriale, ma c'è anche quelli che sono un po' più in su con gli anni. Io ricordo, certo, che fino a quando ero, come dire, in condizione partecipavo a vari tornei della WISP di calcio, proprio perché questi giurassici giocatori, ex giocatori, che alla fine per raggiunti i limiti di età si affidano ai vari enti di promozione sportiva. In questo caso io ho partecipato a diversi tornei di calcio della WISP, proprio perché l'attività agonistica non era più il caso di continuarla a fare. Perciò serve anche, ne parliamo magari per dare una, tra virgolette, una mano a chi ha già una certa età, dice: Dio, ecco, ho la possibilità di ritrovarmi, di ributtarmi, rituffarmi in uno sport, una disciplina, anche attraverso la WISP. Certo, no? Di dare continuità a quella che è la propria passione, chiaro, perché poi diciamo l'elemento cardine, l'elemento che ci distingue, l'elemento che ci porta ad essere uno dei più importanti enti di promozione sportiva anche nella nostra zona è proprio questo, che tutte le nostre attività si basano sulla passione dei nostri dirigenti, sulla passione dei nostri soci, che in maniera gratuita, volontaria,
volontaria, si dedicano, come dire, non soltanto a praticare le attività, ma anche a far sì che gli altri possano praticarle in condizioni di sicurezza, in condizioni di assoluta tranquillità, con tutte le necessarie precauzioni che il fare attività sportiva comporta, dalla visita medica agonistica o non agonistica, a secondo del tipo di attività che si fa, a la gestione dei campi e dei luoghi dello sport, certo, con le relative, come dire, dotazioni di sicurezza necessarie. Allora, ritorniamo ai più giovani, l'innovazione. L'innovazione, ecco, io devo dire che questa è una, a parte il fatto che appunto fa riferimento al mio settore specifico, quindi diciamo è un pezzo che mi compete in maniera anche personale, però io penso che il Comitato di Pisa da questo punto di vista sia davvero uno delle strutture anche nel panorama nostro interno, nazionale, che sull'innovazione ha sempre costruito la sua identità. Noi diciamo siamo stati fin dagli albori, fin dal primo momento in cui ci siamo presentati nella gestione dello sport nella nostra città, siamo stati tra quelli che hanno sempre avuto un occhio di riguardo al tema dell'innovazione. Questo ci ha portato a inventare insieme ad altri luoghi del nostro paese i centri di formazione fisico-sportiva che negli anni 70 hanno rappresentato una rivoluzione dal punto di vista del fare sport all'interno delle palestre, ci ha portato sempre in quel periodo a proporre l'attività motoria per gli anziani quando nessuno la proponeva, quando era difficile convincere addirittura, io mi ricordo benissimo perché ho partecipato come giovane dirigente dell'associazione, in quel periodo era difficilissimo convincere le donne anziane a mettersi la tuta per andare in palestra, a mettersi le scarpette da tennis, a uscire in pantaloni, perché poi questa era la difficoltà più grande. Oggi guardiamo a queste cose come cose lontane, come cose normali da un certo punto di vista, come cose quasi acquisite, anche se molto lavoro c'è ancora da fare. In questo senso la nostra attività davvero in termini di innovazione, specialmente in questo momento, è molto alta. Io cito sempre, ormai lo conosciamo bene, noi siamo impegnati nella promozione insieme al Comune di Pisa, alla Regione Toscana, all'ASL, la Società della Salute, all'azienda ospedaliera, alla promozione di Pisa Città che Cammina, che è un progetto a tutto tondo che dà il senso di cosa significa innovazione nell'attività motoria, nell'attività sportiva. Significa occuparsi dello sport a misura di ciascuno, significa capire quanto l'attività motoria è trasversale alla vita di ognuno di noi, quanto, come dire, occupa nella nostra vita, nell'arco della nostra vita da zero a non diamoli fine, un posto preminente. All'inizio il movimento ci serve per conoscere il mondo che ci circonda, conoscere noi stessi, come ci ha detto giustamente il medico dello sport che abbiamo intervistato nell'ultima trasmissione, a formare il nostro cervello. Poi ci aiuta a tenere in moto, a tenere in efficienza una macchina complicata come quella che è rappresentata dal nostro corpo e dalla nostra mente insieme, e alla fine ci accompagna in percorsi di autonomia che, facendo sport, sappiamo in maniera ormai dimostrata scientificamente, durano almeno 10 anni di più di quanto non succeda se noi lo sport non chi fa vita troppo sedentaria. Quindi, insomma, da questo punto di vista l'innovazione davvero ci appartiene. Io penso per esempio a una delle innovazioni più importanti da questo punto di vista a cui abbiamo partecipato, fra l'altro io in quel momento ero anche presidente regionale della UISP insieme alla Regione Toscana, quando proponemmo, partecipammo diciamo al percorso di proposta che la Regione fece in maniera forte sull'attività fisica adattata, questa attività dolce che nasce un po' dalla ginnastica dolce per gli anziani che noi avevamo un po' introdotto e che va a incidere su quelle che sono patologie, diciamo, di tipo
continuativo, ormai strutturate, il mal di schiena e altre cose che riguardano una fascia d'età tendenzialmente anziana e che non aveva una risposta specifica se non quella della riabilitazione. La riabilitazione che però vedeva grandi file, vedeva grandi file d'attesa, grandi, e soprattutto non poteva essere data per tutto l'anno. Ecco, con l'attività fisica adattata si è data una risposta forte, a costo praticamente zero per quanto riguarda la comunità, perché ogni persona che partecipa a questa attività se la paga per conto suo, ma ha un costo veramente limitato, si tratta di 2 euro l'ora, quindi una cosa davvero banale, simbolica, che però davvero ha rappresentato in Regione Toscana un'innovazione generale a cui noi abbiamo partecipato anche qui a Pisa e che conosce sempre maggiori successi, ecco, solo per citarne una, sì, certo. Nello specifico. Questa cosa di Pisa Città che cammina, la lotta all'obesità, rappresenta un altro degli elementi fondanti. Il legare l'attività fisica alla buona alimentazione è una intuizione, cioè, a parte che sono i due determinanti di salute più importanti che ci riguardano, ma chiaramente è un'intuizione venuta da professor Pinchera, che ricordiamo volentieri, dal nostro sindaco, che noi abbiamo colto al volo e trasformato in progetti che vanno dalla scuola fino alla terza età. E allora questo ci porta anche a parlare di progetti, però l'importanza, ecco, da sottolineare ancora una volta, è quella di essere coordinati col proprio corpo, insomma, di conseguenza abituarlo a lavorare, tra virgolette, nella disciplina sportiva, correre, movimento, insomma, fare qualcosa che aiuti a vivere meglio, perché come diceva Werther prima, appunto 10 anni addirittura di differenza fra chi non fa nessun tipo di attività, se ne sta seduto in pantofole a casa, e chi invece si muove insieme al suo corpo. Fatemi passare questo termine. Progetti nuovi, allora, c'è questo Pisa che cammina. Progetti nuovi, sulla nuova progettualità noi abbiamo, come dire, costruito molto, ne voglio ricordare uno che è nuovo e vecchio allo stesso tempo, in modo da dare conto, come dire, del complesso della nostra storia. Come associazione abbiamo ricostituito, grazie alla volontà del nostro presidente, che fra l'altro continua a giocare a pallone nonostante tutto, nonostante la sua non più tenera età, tra l'altro oggi deve essere qui con noi, però è malato, per cui non è potuto venire a, come dire, collaborare a questa nostra, a questo nostro racconto sulla WISP. Vi dicevo, grazie proprio a lui abbiamo ricostituito il settore anziani, che purtroppo per ragioni delle più diverse, insomma, si era un pochino perso a livello nazionale. Da questo punto di vista abbiamo messo in piedi un progetto legato proprio ai nostri anziani, che fa perno sulle radici della nostra attività, quindi si fonda fondamentalmente sulle ginnastiche dolci, quindi qualunque anziano volesse partecipare a queste attività troverà sicuramente orari, palestre, situazioni territoriali a lui vicine e che si confanno, come dire, alla sua situazione. Fra l'altro noi abbiamo fatto una scelta che è quella di rendere il costo per l'attività per l'anziano il più basso possibile, che siamo coscienti che in questo momento di crisi dobbiamo fare questo, al massimo della qualità possibile, perché chiaramente chi fa questa attività, poi chi, diciamo, gestisce queste attività sono gli insegnanti di scienze motorie. Quindi partendo, diciamo, dalle ginnastiche dolci, che sono davvero, come dicevo prima, la nostra tradizione che si perde negli anni, abbiamo deciso di proporre tutta una serie di nuove attività che vanno, dicevo prima, vabbè, dall'attività fisica adattata in collaborazione con le ASL, sia in piscina che in palestra, alle attività di ballo, perché le attività di ballo sono un'altra delle componenti importanti per una motivazione a continuare a muoversi, è vero, no? Perché quando si va a ballare, soprattutto il ballo liscio, e si sta parlando di anziani, quindi sì, si sta con gli altri, si trovano nuovi amici, spesso nuovi amori, perché l'amore non ha età, quindi da questo punto di vista lo consigliamo e stiamo cominciando a proporlo in maniera più ampia di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, anche con dei percorsi di formazione per gli insegnanti specifici rivolti, certo, agli anziani. Poi ci sono tutte le attività legate alla storia delle arti marziali, no? Noi pensiamo, abbiamo lavorato sugli anziani
con la cultura, diciamo, occidentale. In questo momento stiamo cercando di prendere il buono che viene anche da quella orientale, per cui partendo da intrecci come il Pilates, che, diciamo, fa già sintesi tra diverse culture da questo punto di vista, siamo approdati al Tai Chi e ad altre arti marziali che sono molto molto adatte per i nostri anziani. Ovviamente senza dimenticarci che la medicina più importante sono i centri di aggregazione, è l'aggregazione per stare insieme, insomma, stare insieme, e quindi abbiamo promosso attività a costo zero, quindi per i nostri anziani, come i gruppi di cammino e le passeggiate della salute, dove con personale altamente specializzato, sono tutti laureati o laureandi in scienze motorie, si può fare un'ora di attività semplicemente all'aperto, camminando. Poi gli istruttori insegnano ai gruppi, ai vari partecipanti ai gruppi, come camminare per avere il massimo effetto in termini di salute, perché ovviamente se si va troppo piano gli effetti si riducono praticamente a zero. Bisogna avere, come dire, un ritmo giusto nel produrre queste cose, e durante questo percorso poi si fanno tutta una serie di esercizi, andando a sfruttare anche un elemento che nella nostra città è sempre più presente, che sono queste palestre di fitness all'aria aperta, che grazie alla nostra amministrazione comunale sono un po' presenti un po' in tutti i quartieri ormai, dove ci si può fermare e poi sviluppare alcune dimensioni motorie. Poi ci sono le passeggiate della salute, cioè una volta al mese, due volte al mese si parte con un pullman e si vanno a vedere dei posti particolari, ovviamente sempre camminando, certo. Quindi si può fare passeggiate che vanno dal lungomare livornese per poi magari finire a Villa Mimbelli a vedere fattori e così via, o in altre località sempre della nostra zona, insomma della nostra regione al massimo. E questo per motivare bene gli anziani a continuare questi percorsi, perché spesso si comincia, poi la pigrizia ci invade o magari, come dire, un doloretto in più ci fa pensare che forse possiamo smettere. Ecco, su questo noi abbiamo molto lavorato, poi abbiamo, come dire, delle persone che si occupano specificatamente di queste cose, e tutto questo, come dire, sintetizzato nelle attività del Centro San Zeno, che è un centro del Comune di Pisa, da noi gestito, momentaneamente chiuso, ma le attività si fanno, come dicevo prima, a questo punto un po' in tutta la città, e che riaprirà, speriamo, più presto possibile, per poter dare poi concretezza all'aggregazione continuativa dei nostri anziani. Ecco, queste sono le attività a cui teniamo particolarmente, insieme ovviamente alle altre già citate. Allora, ci avviciniamo alla chiusura. Due indirizzi, giusto, per chi non sapesse come fare a raggiungere la WISP, certo, per quei pochi. Prima di tutto il nostro sito, a cui si giunge facilmente attraverso sia il sito nazionale sia direttamente cliccando WISP Pisa, si trova, viene immediatamente su Google, appare il nostro sito, e poi il nostro numero di telefono, che è 050 50 30 66, e ovviamente noi siamo sempre aperti tutto il giorno, dalle 9 di mattina fino all'una e poi dalle 4 fino alle 7 in Viale Bonaini 4 a Pisa. Bene, allora ci avviciniamo alla conclusione, però se non ricordo male, Werther, c'è un filmato della polisportiva Cresco che ci andiamo a vedere come saluto per i nostri amici a casa, o no? Sì, volentieri, volentieri. Bene, allora, grazie ancora e godetevi il video, il filmato che sta per andare in onda. Grazie, arrivederci.